Ti nascondi. Ah, sta massacrando, eh. Perché ti nascondi, mascalzone? Fatti vedere. Fatti vedere da queste persone. Fatti vedere. Mi ha ricattato sopra? Probabile. Ciao ragazzi, abbiamo da questo appuntamento con Davide Calopensite. Bentornati, bentrovati, vi faccio salutare da Uga, che con le sue zampette mi sta a distruggere tutta la magliettina. Perché mi fai queste cosine, mascalzone? Allora, finalmente iniziamo il montaggio del video. Vi ringrazio, il montaggio, vi faccio vedere le gabbie. Vi ringrazio perché avete partecipato in tanti. Uga è volata via, vediamo se ritorna. Aspettate che vado a riprendere. Uga l'ho recuperata. Allora, dicevo, vi ringrazio perché avete partecipato in tanti e questo mi fa molto piacere. Questa cosa vi piace, l'ho già capito per tante, le tante volte insomma che mi avete chiesto nei vari commenti di riproporre nuovamente questo video. Quindi andiamo a vedere le vostre gabbie. Iniziamo subito, mi sposto così poi ve le filo qua. Io intanto mi sono munito del computer, così ve le faccio vedere da qua. Questo video lo vado a dividere in due o tre parti, quindi se all'inizio non vado a citare tutti quelli che mi hanno mandato le fotografie, non vi preoccupate perché lo facciamo nel prossimo video. Allora, io non perderei tempo, vi ricordo di seguirmi sul gruppo, mi sono perso, Davide Calopsite Official Group, che sta sotto il link sotto nel box. Vi ricordo, se volete seguirmi anche su Instagram, sempre sotto sta nel box. Detto questo, procediamo. Allora, iniziamo subito con la foto della gabbia di Alberta. Allora, la gabbia di Alberta è una bella gabbietta, è una bella gabbietta capiente. Poi vedo che comunque è aperta, nel senso che il posatoio è anche al di sopra della gabbia. Questo è importante perché mi fa capire che l'animaletto non sta sempre all'interno della gabbia. Però io do per scontato che la maggior parte delle persone che seguono Davide Calopsite comunque sono riuscite ad instaurare un rapporto con il loro animaletto e in automatico lo tengono fuori. È una bella gabbia. L'unica cosa che io andrei a recriminare è il fatto dei posatoi che non sono adatti e secondo me anche il beverino e la mangiatoia, per le motivazioni che voi già sapete, quindi già precedentemente l'avevo detto in un altro video. Non mi ricordo se era Alberta, perché qualcuno me l'ha detto dicendomi so che devo cambiare i posatoi. Non me ne volete se non dico chi è, perché non me lo ricordo, e perché era sulla mail, quindi io mi scarico direttamente le fotografie. Vabbè, non mi dilungo più di tanto. Poi andiamo subito, quindi questa era quella di Alberta. Andiamo invece con la gabbietta bella di Alessandra. Alessandra ha due esemplari, tre credo che abbia Alessandra, correggimi se sbaglio, non so se magari siete le stesse, comunque va, ve lo faccio vedere in due step. Alessandra ha due bellissime gabbie, belle, capienti. Queste sono delle gabbie che a me piacciono moltissimo, ma voi già lo sapete, belle, capienti, e in più ha questo posatoio al centro, che è bello perché, comunque permette agli animaletti di stare al di fuori, di giocare, di stare intorno a noi e conoscerci meglio. Io farei una cosa però, me le aprirei per farle più grandi, perché almeno così le vedo meglio. Allora, più che altro perché non me le ricordo, perché già le avevo viste quando le ho scaricate. Ce la faremo ad aprire, chi lo sa, chi lo sa. Si sta caricando, eh? Vi volevo intanto far vedere, vabbè, vediamo intanto mentre che si apre. Ritorniamo alla gabbia di Alessandra e di Alessandra. Dicevo che è una bellissima gabbia, sono due gabbie belle, grandi, capienti, come piacciono a me. Il fatto che all'interno ci sia anche un posatoio, all'esterno scusate, ci sia anche un posatoio, è bello perché è un loro spazio, e quindi questa cosa è molto interessante. Mi piace moltissimo la tua gabbia. Poi mi è arrivata anche un'altra fotografia che la gabbia è simile, quindi non so se sei la stessa persona o magari è un'altra Alessandra che mi ha mandato la fotografia. Però devo dire che anche in questo caso la gabbia è la stessa, bella gabbia anche questa qua. Come dicevo, vedo che ha messo anche l'osso di seppia, brava, bravissima. Andiamo avanti. Oh, adesso abbiamo Andrea. Andrea, secondo me la tua gabbia è piccola, questa gabbia a mio avviso non va bene, la vedo piccolina. Vediamo se io riesco però, perché voi dovete anche calcolare che l'immagine che vado a avere sul... Oh, si è aperto, perfetto. Allora, questa qua è la gabbia di Andrea. Pensate che vedendola in quel modo non riuscivo neanche a capire se era una calopsite o una cocorita.
per dire. Allora, dicevo che la gabbia d'Andrea, secondo me questa gabbia è piccolina. È vero che comunque c'è un posatoio, che poi è un posatoio che io non sembra più un posatoio di un giocattolo, non mi fa particolarmente impazzire, secondo me non è adatto come posatoio. Comunque per me la gabbietta è un po' piccolina per la calopsite. Anche in questo caso, secondo me, la mangiatoia e il beverino non vanno bene perché, come vi dicevo, è importante secondo me, che siano delle ciotole per come è fatto appunto il becco. Cosa che sicuramente non va bene è il posatoio, sono troppo piccoli. Quindi questa qui, Andrea, te la boccio, tra virgolette. Allora, voi sapete che quando io faccio un video sulle gabbie, dico quello che penso. Fondamentalmente è quello che ho sempre fatto anche sul canale. Quindi non me ne vogliate se magari cioè non la prendete sul personale, ma io qua guardo solo ed esclusivamente il benessere dei nostri animaletti. Quindi poi nei commenti potete comunque correggermi se volete. Andiamo avanti con la gabbia sempre di Andrea. Questa è una bella gabbia, questa è fatta a mano, quindi direi anche dalla grandezza potrebbe quasi avvicinarsi ad una voliera. È bella capiente, ha dei bei spazi. Anche in questo caso però i posatoi mi sembrano piccolini. Vedo che ha messo le ciotole, perfetto, che poi sono le stesse ciotole che utilizzo io per l'acqua. Non riesco a capire se la ciotola dove mangiano è come quella dell'acqua. Ma se non è, ti consiglio di prenderne un'altra perché è più comodo. Però i posatoi mi sembrano un po' piccoletti a vederli da questa fotografia. Comunque è una bella gabbia grande fatta a mano, poi le cose fatte a mano sono le più belle. Andiamo avanti, un altro Andrea. Allora, questa qua, Andrea, è una gabbietta che non va assolutamente bene. Vedo che ha le cocorite, è troppo piccola. È troppo piccola. Queste gabbie fatte in questo modo, secondo me le gabbie devono essere rettangolari, o rettangolari in altezza o rettangolari in lunghezza, però mai fatte in questo modo a casetta. Perché? Perché non è pratico per i nostri amichetti con la luce, è piccola fondamentalmente e quindi questa no, questa secondo me non è adatta. Appena puoi, cambiala. Andiamo avanti. Arianna invece, vedete, a differenza di Andrea, Arianna ha lo stesso una gabbia fatta a casetta, però è molto più grande, quindi si sviluppa bene in altezza e poi soltanto la parte superiore, diciamo, questa decorazione, che è anche carina per carità, se messa in un certo modo. Questa mi sembra dalla foto una bella gabbia capiente, mi sembra che su questa non ci si può dire nulla. Lo stesso, ci sono delle belle ciotolette fatte in un determinato modo, questa è una bella gabbietta. Andiamo avanti. Beata, la tua gabbia secondo me è ottima, la conosco molto bene perché è simile a quella che ho io, quindi come dimensioni la vedo, è fatta bene, è una bella gabbia, ci sono anche tutti quanti i giochini, tutti quanti i posatoi mi sembrano corretti e vedo ad esempio, vedete per Beata come sono le ciotole, nel senso che ha, a parte il beverino, che nella foto non capisco se c'è l'acqua o no, comunque a parte il beverino, però le altre sono tutte ciotoline. Ti consiglio di una ciotolina anche per l'acqua, però di metterla più alta. In realtà anche i semi consiglio di metterli più alti, perché loro se no quando fanno la cacca ce la fanno dentro. Andiamo avanti. Questa invece è la gabbia di Bezna. Allora, questa gabbia qua, Bezna, nasce per la riproduzione delle cocorite o dei diamanti mandarini o dei canarini. Infatti vedete che al centro ha un separé. Mentre per quanto riguarda le calopsiti, questa gabbia è piccolina. È piccola come sono piccole anche i posatoi che non vanno bene. Quindi questa qui già non la ritengo adatta per una calopsite. Per le cocorite sì, però per una calopsite secondo me questa non va bene. Andiamo avanti. BJ, a te è troppo piccola la gabbia. È estremamente piccola, non va bene, non vanno i posatoi, non vanno bene le ciotole, la gabbia è troppo troppo piccola. Ragazzi, mettetevi i soldi da parte, però a meno che tu non mi dici no, vabbè, ma a noi la gabbia è piccoletta, però fondamentalmente lo teniamo sempre fuori, è un conto. Ma se no, questa è una gabbia estremamente piccola e non va bene. Anche i pochi giochi che hai messi ti vanno a occupare un sacco di spazio, quindi questa qua la... Un'altra cosa importante, io vabbè, probabilmente le fotografie per fare le foto avete spostato la gabbia, ma tante persone perché l'ho viste, se voi avete la gabbia per terra non va bene, la gabbia deve essere a una certa altezza, cioè l'animale deve avere la stessa percezione che ha in natura, quindi loro sono abituati a guardare gli esseri umani
o dall'alto o al massimo all'altezza occhi, mai metterla bassa. Poi andiamo con Carlo. Carlo, lo stesso, questa è una gabbia che va bene, credo che sia simile alla mia, vedo che però c'è il posatoio sopra, quindi comunque una gabbia che fondamentalmente l'animale ci va solo ed esclusivamente per dormire o per riposarsi. I posatoi, questi posatoi a forma di ramo di plastica, questi qua non vanno bene, i posatoi devono avere una bella dimensione, non eccessivo ovviamente, per il motivo che già vi spiegai tempo addietro per le unghie, e poi deve essere di buon sostegno, ad esempio il posatoio che tu invece hai in alto, quello va bene. E questo era Carlo. Poi abbiamo Chanel. Allora, Chanel è... questa praticamente è una meraviglia. Qui vedo che già stiamo a livelli alti, quindi stanno nei livelli miei, a livelli molto più alti di allevamento. Ci sono vari esemplari con tante gabbie diverse. Questo è meraviglioso. Mi immagino il cinguettio che sta là dentro, ma anche l'odore a me piace di queste cose. Questa è una bella immagine. Una bella immagine di chi ama questi animali, di chi se ne prende veramente cura. Bello, questo mi piace. Non capisco che tipo di esemplari hai all'interno dalla foto, magari dimmelo sotto nel box, nei commenti, però questo è una bella cosa, mi piace. Piccolage, scritto la foto sotto. Andiamo avanti, Cinzia, gabbia stupenda, bella, bella gabbia, grande, capiente, ci può andare anche un esemplare più grande delle Calopsidi. I posatoi sono perfetti. Perfetto anche le varie ciotoline, cioè le stesse che ho io. Questa è veramente una bella gabbia grande, questa mi piace veramente tanto, Cinzia, complimenti. Andiamo avanti, Claudio, gabbia piccolissima. Questa è una gabbia piccola anche se ci va soltanto a dormire, non va bene, l'esemplare è piccolino. Ti dico che appena hai la possibilità prendine una, anche se voi andate su internet comunque le trovate a basso prezzo, però grandi, perché questa è veramente piccola anche solo ed esclusivamente per dormirci. I posatoi sono come quelli che dicevo l'altra volta che non vanno bene, idem vale per le ciotole, però questa è una gabbietta troppo piccola per loro. Questa al massimo può andare bene per gli amanti mandarini. Christian è lo stesso. Allora, secondo me Christian a prospettiva la gabbia non mi sembra piccolissima. Dove mi sono però reso conto che effettivamente dalle mollette, a meno che la tua molletta non è gigantesca, però in proporzione con la gabbia fa pensare che la gabbia è piccola. Qua correggimi tu se sbaglio. I posatoi sì, ci sono per l'esemplare che hai, e ripeto, non sono d'accordo. Allora, vedo che il mangime sì, ce l'hai nelle vaschettine, ma metterei anche l'acqua nelle vaschette, però la gabbia a proporzione con la molletta, ripeto, mi sembra un po' piccolina. Andiamo avanti. Questo credo... no, aspetta, andiamo avanti, mi sono perso. Andiamo avanti con Daniele. Daniele, bella gabbia, grande, ma tu hai un esemplare bello che vorrei assolutamente anche io. Hai il cenerino, la gabbia è meravigliosa, non gli si può dire assolutamente nulla come dimensioni, come tutto. Non mi viene da recriminare nulla. Vedete ad esempio Daniele ha le ciotole grandi. Non pensate che il cenerino, siccome è più grande, ha bisogno di questo tipo di ciotole, mentre la calopside no. Anche la calopside, per un discorso di praticità, ha bisogno delle ciotole fatte in questo modo. La gabbia è meravigliosa, il tuo esemplare è meraviglioso. Per chi mi segue da tempo sa, scusate se non vi guardo ma guardo la fotografia, per chi mi segue da tempo sa che io ho sempre amato i cenerini, si sa se domani magari me lo vado anche a fare. Daniele, bella gabbia. Allora, a me non piace quando faccio ad esempio un video lungo e poi lo devo andare a suddividere, quindi voi lo vedete in 2 settimane. No, non mi piace perché poi vado a spezzare e non vi vado a salutare e non mi sembra carino. Siccome le fotografie sono tante, allora io, come vi dicevo all'inizio, come vi ho anticipato all'inizio, me le vado a suddividere in 2 video, almeno così il video non è troppo lungo e non vi appesantisco. La prossima settimana andiamo a caricare invece le altre fotografie, quindi non mi sono dimenticato di voi. Ripeto, farmi vedere le case dei vostri animaletti, come funziona. Funziona che noi abbiamo uno scambio di idee, cioè io vi dico quello che penso, quello che secondo me è corretto, quello che è sbagliato. Ovviamente anche voi potete dire la vostra sotto nei commenti. Quindi ci sono delle gabbie che vanno bene e delle gabbie che non vanno bene. Sono sicuro che per le persone che gli ho detto... mi stai mozzicando, ma scazzona. Le persone che gli ho detto che non vanno bene,
di certo non se ne andranno a prendere a male, semplicemente perché questo è un video che nasce con l'intento di trovare una soluzione che permette al nostro animaletto di stare, mi stai mordendo l'orecchio mascalzona, di stare bene, tranquillo e di vivere bene, quindi è automatico che si vada a vedere una gabbia estremamente piccola. Vi dico la verità, non dobbiamo nasconderci assolutamente niente. Poi voi siete liberi di dirmi ovviamente nei commenti quello che pensate o smentirmi, magari a chi ho detto la gabbia è estremamente piccola mi dice ma che sta di da, guarda che comunque io ce l'ho sempre fuori, là ce l'ha solo a dormire, io alzo le mani. Detto questo, scrivetemi sotto nei commenti quello che pensate. Vi ricordo nuovamente per la terza botta, vi ricordo nuovamente Davide Calopsite Official Group su Facebook, sotto trovate il link, oppure seguitemi su Instagram, sotto trovate sempre il link. Ci vediamo al prossimo video, vi faccio salutare da Uga meravigliosissima che nel frattempo mi ha pizzicato, mozzicato e molto probabilmente scacarellato sopra. Ci vediamo al prossimo video, fate i bravi, ciao!